Amici, ho comprato un sacco di squishy. Vediamo insieme come sono, ma prima sigla. Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovissimo video dove andiamo a vedere come sono questi nuovi squishy. Questi sono degli squishy italiani, perché in realtà noi siamo abituati che gli squishy vengono dal Giappone, dalla Cina. Diciamo che sono degli squishy di marche, ovviamente fatte bene, e vengono dai paesi esteri, anche dall'America. Ma in questo caso qua abbiamo degli squishy di marca italiana ed io sono curiosa proprio di vedere come sono questi squishy. Per l'appunto ho preso questo scatolo, la scatola intera. Vediamo come sono. Prima di iniziare questo video, raga, se vi piacciono questi video qui, questo genere di video qui dove apriamo le cose insieme, anche di squishy, di slime, tutte queste cose così, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere sempre le notifiche tutti i giorni alle 14:30, sempre sul mio canale Yolanda Switz. Ovviamente iscrivetemi sui miei social e andate a visitare il mio sito www.yolandaswitz.it. Io direi di cominciare. È un paccone veramente molto molto grande. Andiamo a squishy Charlie, andiamo a vedere come sono anche diciamo di tipologia, di se sono slow rising, eccetera, eccetera. Allora, il primo squishy che voglio prendere con voi è questo. Allora, in realtà questi sono squishy pushy pushy kawaii di questa marca Biribirba. Ok, io in realtà non ne sapevo l'esistenza. La confezione è davvero molto 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 carina. Vedete qua come sono bellini questi squishy. Potevamo appunto trovare tutte queste tipologie di squishy qui. Ok? Però me ne hanno mandati, cioè io ho comprato la scatola intera, però penso che erano tipo a caso. Ok? Allora in questo caso qui c'è un unicorno. Allora devo dire che come tipologia di squishy non è affatto male. Allora a me vi devo dire non mi va di aprirlo, perché per aprirlo non c'è la confezione con lo strappo, ma c'è così, ok? Che devi rompere proprio la confezione e a me non mi va, perché se poi li volessi mettere sul mio sito non posso metterli perché non c'è la confezione originale, quindi io voglio mantenere la confezione originale. Allora, abbiamo qui questo unicorno, sentite. Ragazzi, il suono che fa lo squishy all'interno della bustina è veramente di una cosa eccezionale. Allora, devo dire che è molto molto slow rising. Anche la manifattura dello squishy sembra fatta abbastanza bene, come potete vedere. Forse c'è qualche imperfezione, poca poca, però devo dire che sostanzialmente non è affatto male. Si sente dall'esterno anche della busta che lo squishy profuma, quindi vi fa capire quando si apre la busta com'è lo squishy. Vedete com'è carino, davvero molto molto bello, raga. Poi passiamo al secondo squishy, che è questo. Ma che bellino, non capisco però se è una cacchetta o è una... No, è una cacchetta, raga, penso che sia una cacchetta. Allora, è una cacchetta, sì, c'è anche il disegnino dietro in realtà. È una cacchetta unicorno kawaii con tutti questi colori e il corno della cacchetta è tipo iridescente, come ti devo far capire. Vediamo com'è. Ah, molto slow rising. Wow, niente male ragazzi, niente male. Devo dire che anche la tipologia dello squishy come manifattura non è per niente male. Credo che gli occhietti siano stampati direttamente all'interno dello squishy, quindi devo dire che non è male. Sopra quest'altra busta ci sono ancora degli squishy differenti. No, quanto era carino questo unicorno! Unicorno, sì, un panda corno. Questo è quello tra i miei preferiti e vi devo dire che abbiamo incontrato in questa apertura. Allora, al momento, perché poi gli altri non li ho ancora visti bene bene, abbiamo questa pecora. Non è una pecora, che cos'è?
Allora me lo dovete dire, tipo un montone, no? Non so cosa sia. Però ditemelo voi giù in un commento. Comunque i colori sono veramente spaziali. Anche questo un po' perlato, un po' perlescente. Vedete che carino. Con le cornine. Vediamo com'è. Devo dire anche questo molto slow rising. Davvero molto. Ed è anche un sacco profumato. Ah, ecco perché sentivo il profumo. Perché qui c'è un buchetto per far prendere aria allo squishy. Sì, raga, profuma. Profuma di vaniglia, tipo. No, vabbè. Oh, mi piace un botto, raga, bellissimo. È fatto veramente bene. Devo dire che questo forse è quello fatto meglio rispetto a tutti. Poi abbiamo... No, eccolo il pandacorno. Ah, ce l'ho il pandacorno, sì. Piccolino, credevo fosse un po' più grande. Però... Anche questo, davvero carinissimo. Anche questo è molto bello. Diamo merito al merito. Vedete che carino, che questo è molto molto bellino. Molto slow rising. Molto di più rispetto anche a questi altri che ho squisciato. Molto molto carino, devo ammettere. Prossimo. Ah, questo è proprio bello, ragazzi. Allora, questo qua è un vero e proprio unicorno. Ed è un vero e proprio unicorno perlescente. Davvero carino. I colori mi piacciono tantissimo. Vedete qua, di questo unicorno. È tra il fucsia, cioè proprio un rosso tipo scuro, azzurro e blu. Ed è perlato. Mamma mia, questo è molto slow rising. Non so, forse perché è perlato. E anche questo profuma, perché sento il profumo dal buchetto. Davvero bellino. Questo anche. Wow! Spaziale! No, raga, questa è la meraviglia più totale. No, ma il rumore della busta che fa crunch, crunch, crunch. Quanto è bella, ragazzi. Questa è la meraviglia più totale, ragazzi. È un unicorno poggiato su di una nuvola. Ma di cosa stiamo parlando, raga? Anche questo è perlescente. Davvero molto bello. Ci sono queste stelline che caratterizzano l'unicorno. Questo è il mio preferito. Cioè, non lo so qual è il mio preferito. Mi piacciono tutti, però vediamo com'è. Squisciamolo. Wow. È abbastanza slow rising. Alcuni sono più slow rising di altri, devo ammettere. Però è davvero molto molto bello. Devo fare anche io degli squishy, ragazzi. Li voglio fare insieme a voi, che poi li andrò a decorare in un video come facevo nel 2016. Lo devo fare troppo perché ho comprato il materiale per creare gli squishy. Continuiamo con questi altri squishy qua. Allora, questo è un gelato unicorno, che è molto molto carino, anche perché comunque sono disegnati qua tutti gli squishy, da quello che ho capito. Però alcuni disegni si differenziano dagli altri, tipo questo doveva essere tutto arcobaleno, però è così, vedete? Il colore del gelato più la faccia dell'unicorno. Con il corno normale. Mi piace di più così, devo ammettere. Altrimenti sarebbe stato così. Però mi piace di più normale così. Vediamo com'è. Questo, ragazzi! Questo è super squishy! No, questo è super slow rising. Mio preferito. Quante volte ho detto mio preferito in questo video? Contatelo. Ne mancano tre? Allora, questo qua, vabbè, è un classicone. Abbiamo unicorno. Questo. Questo è un classicone, ragazzi. Si trova in giro facilmente, forse questo. Vediamo com'è. Allora, da quello che ho notato, quasi tutti gli squishy sono perlescenti. Niente male. Anche la tipologia di squishy, proprio fatta bene. Cioè, raga, non ci sono imperfezioni, non ci sono sbavature. Ah, mi hanno mandato un'altra cacca unicorno, ragazzi. Avrei preferito un'altra tipologia, tipo la testa del panda, oppure un altro unicorno, così. Però mi hanno mandato un altro caccacorno. Un'altra pupucorno. Adoro, un'altra pupù unicorno. Vedete com'è? Questa però, notando, non è perlescente. È di un colore normale, solamente sfumata con tutti i colori dell'arcobaleno. Oh, ragazzi. Anche questa è abbastanza slow rising. Devo dire che si rialza
lentamente, però il più lento fino ad ora è stato il gelato dell'unicorno. Siamo arrivati all'ultimo squishy, ragazzi, anche questo molto molto carino, però non tra i miei preferiti. Abbiamo questo personaggino kawaii a forma di stella. Allora, anche questo non è pearlescente, è di un colore normale, matte, mi piace. Vediamo com'è. Anche questo è abbastanza slow rising, amici. Allora, i miei preferiti sono stati questo, gelato e, devo dire, l'unicorno sulla nuvoletta. Grazie a tutti per aver visto questo video, vi voglio bene. Un bacione ed un abbraccio e noi ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao!